Things are right, you just know. There is something in your eyes that brings me home. Cause when there's love, you don't let go. So as long as you're with me, you're not alone, you'll never be. I wanna tell you what I'm feeling, really mean it. I wanna shout it from the rooftop to the sky. Cause if you ever need a friend, you know I'll be. Vivi il grande calcio! Con TeamVision puoi avere DAZN e Now TV con la loro offerta calcio e sport. Il decoder TeamVision Box è incluso e il primo mese lo offre Team. Vivi tutto al meglio con la fibra di Team. Vieni nei negozi Team o chiama il 187. Entra in campo con Team. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Buonasera a tutti gli amanti del grande calcio, siete in tanti per una sfida che si pronuncia davvero interessante. Bentornati sulle frequenze di EA Sports da parte di Piero Gepardo. Saluto Stefano Nava con cui condividerò questa telecronaca. Amici da casa, è tutto pronto per questa super sfida della Serie A. Si affrontano Sassuolo e Udinese. Match di campionato che speriamo possa regalarci emozioni e gol. Molto dipenderà anche dall'atteggiamento con cui scenderanno in campo le due squadre. Con il numero 22, Jeremy Tolian. Ecco gli 11 di partenza del Sassuolo. Per questa sfida adottano una variante più offensiva del classico 4-5-1 con due centrocampisti in grado di trasformarsi in attaccanti aggiunti sul ribaltamento. A loro l'allenatore avrà chiesto di spingere per dare manforte all'unica punta schierata oggi in campo. Squadra citata spesso come modello da seguire l'Udinese a livello di management, di scouting. La società friulana, proprio nell'attività di ricerca dei nuovi talenti, uno dei suoi fiori all'occhiello, con tanti giovani lanciati dal patron Pozzo nella sua storia recente. Società che fa di necessità virtù, acquista giovani, prospetti a poco, li valorizza e li rivende a tanto per esercitare plusvalenze molto importanti. Lasciamo che sia il campo a parlare. Questa è la formazione di partenza dell'Udinese. 3-5-2 è il modulo di partenza per questo match. Modulo in grado di garantire un'adeguata copertura in difesa e il giusto sostegno alle punte, a seconda della fase di gioco ovviamente. È tutto pronto, l'arbitro fischia il calcio d'inizio. Bogga, Caputo, Obiang, Locatelli, pallone interessante, arriva la segnalazione che ferma il giocatore tutto solo verso la porta. Un'azione spettacolare, poteva essere vincente, ma è giusto fermare il gioco. Aveva fatto tutto bene, ma è arrivata la segnalazione dell'assistente, fuori gioco. Questione di centimetri, peccato perché da lì avrebbe potuto concludere in gol. Struer Larsen. Si ripartirà con un fallo laterale. De Paul. De Maio.
Nulla rifatto, si ricomincia con una rimessa dal fondo. I padroni di casa possono contare sul miglior attacco del torneo. Fin qui hanno dato spettacolo da davanti. Vedremo se anche oggi sapranno regalarci dei gol. Ferrari. Obiang. Perdono palla banalmente. Numero. Che giocata. La gioca profonda per Deulofeu. Pallone che viene allontanato. Poteva essere un'azione pericolosa. Il portiere evita i guai dopo il salvataggio precedente sulla linea. Momenti concitati. Se la sono cavata per il rotto della cuffia. Bogga. Manuel Locatelli. Caputo. Si butta in avanti. Hanno l'occasione per passare in vantaggio. Ottimo l'intervento del portiere. Palla in out, sarà corner. Occhio al corner. Ecco il tiro. Conclusione murata. Bogga. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Hanno spazio per andare in contropiede. Ottimo il lavoro difensivo su questo contropiede. De Paul. Palla morbida a scavalcare la difesa. Pereira. Attenzione, il pallone lì. Buona qui la lettura del difensore. La traiettoria qui. Manuel Locatelli. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Pereira. Ha spazio lungo la corsia. Pallone regalato agli avversari. Può colpire da lì. Manuel Locatelli. Juricic. Ferrari. Occhio all'avanzata. Recupera palla e fa ripartire i suoi. Ha spazio davanti a sé. Potrebbe andare al cross. Berardi. Offside, è arrivata la segnalazione dell'assistente che ha visto la posizione irregolare. Sì, la linea era molto alta, abbastanza facile. C'è il fischio del direttore di gara che interrompe una potenziale occasione da gol. Posizione di offside al limite, ma credo si trovasse oltre l'ultimo difensore. Palla che finisce fuori. Obiang. Caputo. Guadagna metri. Grande parata questa. Palla fuori, sarà corner.
passa in mezzo a cercare la testa di un compagno. Palla allontanata e pericolo scongiurato per la difesa. Locatelli ha sui piedi il pallone del vantaggio. Grande intervento del portiere. Non stanno facendo respirare gli avversari. Vedremo come sfrutteranno questa occasione. Palla messa in mezzo. Locatelli. Struer Larsen. C'è l'errore, palla recuperata. Obiang. Berardi. Djuricic. Occhio all'avanzata. Berardi. Sventa un'azione davvero pericolosa. Palla in out, si ripartirà con un calcio d'angolo. Corner in area, ma non granché qui l'intervento del difensore. La traiettoria verso il centro, attento qui il difensore che allontana. Palla nuovamente in calcio d'angolo. Palla toccata corta. La mette in mezzo con questo pallone. Traversone che si perde senza possibilità. Obiang. Grande chiusura difensiva. Lasagna. Cross in mezzo. Si ricorda al pubblico che l'abbonamento stagionale è disponibile nella... Ottimo il pressing qui, recupera un gran pallone nella metà campo avversaria. Chiriches. Li porta via bene il pallone. Lasagna. Attenzione! Sicuro l'intervento del portiere che va in presa. Caputo. Obiang. Apre il gioco. Perdono palla banalmente. Il direttore di gara concede il vantaggio. Sembra la scelta giusta. Ottima la lettura da parte del difensore. Sassuolo che sta tenendo molto bene il campo, il dato sul possesso palla negli ultimi 15 minuti premia largamente la formazione emiliana. Può metterla da lì. 1-0, è arrivato il gol. E rivediamo ancora il gol, ha superato bene il proprio marcatore. Ripartenza micidiale, l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato alla perfezione la chance che gli è capitata, bravo. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0.
esce e recupera il pallone. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Palla molto interessante. Arbitro che concede il vantaggio. Hanno il pallone che può valere la parità. Attenzione! Murato dal difensore. Calcio d'angolo. Sono a caccia del gol del pari. Viene ammonito dunque per il precedente fallo prima del vantaggio, no Stefano? Sì, sì. Non c'è dubbio, c'è stato il vantaggio, ma ora gioco fermo, l'arbitro è intervenuto. Palla in area di rigore. Non bene qui il difensore, attenzione. Berardi. Caputo. Riuscito a fermarlo. I tifosi dimostrano di non aver gradito la decisione dell'arbitro. Per loro era rigore. Cross al centro. Bel passaggio. Un altro ottimo passaggio. Caputo. Juricic. Berardi. Ottimo recupero della tre quarti avversaria. È in buona posizione. Gran palla. Ed ecco il gol. Azione perfetta, pressing da manuale. Palla recuperata e tanti saluti al portiere. E rivediamo il replay dell'azione precedente. Hanno preso un gol evitabilissimo sugli sviluppi di una palla rubata. Un'ingenuità incredibile a questi livelli. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Rete del Sassuolo con il numero 7, Jeremy Boga. Deviazione in out, si ripartirà con la rimessa laterale. Struer Larsen. De Paul. C'è un giro palla efficace per i giocatori dell'Udinese. Berardi. Chiriches. Manuel Locatelli. Obiang. Berardi. L'arbitro dunque lascia giocare. Giusto, concesso il vantaggio. Bravissimo qui il difensore che recupera. Locatelli. Si alza la bandierina. Tutto fermo, lo scatto era perfetto. Forse con un istante d'anticipo. Aveva gustato l'occasione importante, non aveva fatto conti col guardaline. Gioco fermo. Arbitro che ha interrotto sul più bello una potenziale azione da gol. Poteva involarsi verso la porta qui. Struer Larsen. Palla che finisce sul fondo. Era una buona possibilità da ottima posizione.
Ferrari, Obiang, Caputo, Bogga. Arslan, bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Djuricic, Berardi, apprezzabile questo, giusto, ferma tutto con un gran tackle. Pereira è libero, attenzione, grande recupero, si immola il difensore, palla in out, si ripartirà con rinvio dal fondo. Occhio, c'è l'errore sul rilancio del portiere, portiere reattivo su questa conclusione, ha rimediato al suo stesso errore, stavolta è stato bravo e fortunato, un'ingenuità che poteva costargli cara, deve fare più attenzione a questi disimpegni. Djuricic, Caputo, si libera alla grande, l'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto del calcio di rigore per spezzare la parità. Era a pochi metri dall'azione, ha potuto giudicare in maniera chiara l'intervento del giocatore, mi pare ci siano dubbi. L'arbitro è stato clemente in questa occasione, poteva starci credo anche il cartellino. Ha commesso un brutto fallo, poteva andargli anche peggio. Realizza il calcio di rigore. Non ha sbagliato il calcio di rigore. Lo ha battuto bene. Niente da dire e niente da fare per il portiere. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Sassuolo che si è dunque appena portato in vantaggio. Rete del Sassuolo con il numero 25, Domenico Berardi. Arslan. Buona qui la lettura del difensore. Bogga. Caputo. Vantaggio che comincia a farsi importante, due gol da recuperare ora per gli avversari, è ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro, anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri, impresa non facile per quanto si è visto finora. Questo è il replay del gol, una ripartenza perfetta, da poi messa con una botta dalla media distanza che il portiere non ha nemmeno visto partire. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Sassuolo con il numero 9, Francesco Caputo. Pereira, Arslan, bravo a intercettare il passaggio, non che fosse difficile. Djuricic ci riprova, intervento fondamentale in area di rigore. Chiriches, Manuel Locatelli,
Juricic, Obiang. Gran palla, occhio all'imbucata, tiro respinto. Arbitro che manda le squadre negli spogliatoi, 3-1 dunque alla fine dei primi 45. Gol che arriva a coronamento di un'ottima prestazione fin qui, 2 reti di vantaggio adesso. Vantaggio importante per Luigi che gli consente di affrontare più rilassati, più sciolti la seconda frazione di gioco. Possono gestire il risultato o cercare di chiudere il match. Tutto pronto, l'arbitro dà inizio alla seconda metà di gara. Palla recuperata dagli avversari. Regala qui il pallone. Il difensore è un muro su questo tiro. Crossa nel mezzo. Portiere senza problemi che sventa la minaccia. Berardi. Caputo. Può correre lungo la fascia. Attenzione, pericolo. Risolve una situazione molto complicata. Palla allontanata, ma solo temporaneamente. Contrasto pulito, pallone in out. Occhio al pallone filtrante. Prova a sfruttare le corsie. Pallone recuperato. Fin qui è stato l'autore di una buona prestazione, Stefano, o no? Ha avuto diverse palle gol, riuscendo a infilare il portiere in una circostanza, ma se continua così potrebbe aggiornare presto il suo score personale. Occhio al corner. Ha avuto coraggio qui l'attaccante. Se avesse centrato anche la porta, adesso commenteremmo un gol eccezionale. È difficile fare gol qui, ci ha provato. Apprezzare comunque il tentativo, decisamente meno il risultato. Pallone che ha superato la linea, sarà rimessa dal fondo. Perdono il possesso del pallone. Prova ad aprire il campo in ampiezza. Caputo. Obiang. Manuel Locatelli. Occhio, cerca l'area di rigore. Posizione ideale. Bravissimo qui il difensore che recupera. Lasagna. Pallone perso. Okaka. Pereira. Ferma tutto il difensore, bravissimo qui. Struer Larsen. Occhio, si gioca a norma del vantaggio. Tackle robusto.
Caputo. Palla interessante per scavalcare la difesa. Berardi. Sono andati a un passo dal gol, il portiere ci ha messo una pezza con un intervento d'applausi. Ha tolto la palla dalla porta con un balzo felino. Oh, ma come ha fatto? Occhio al tocco in mezzo. Locatelli. Cirices. Ferrari. Obiang. Manuel Locatelli. Bravo il difensore che ferma tutto. Okaka. Guadagna metri. Occhio al cross in mezzo per Lasagna. Distinto il difensore. Spazza via. C'è spazio per ripartire. Ha spazio per andare. Deve metterla da lì. E c'è il gol. Azione del gol che merita di essere rivista. Contropiede micidiale, direi. È stato quindi un gioco da ragazzi metterla alle spalle del portiere sfruttando la situazione di 2-1. Non sono certo mancati i gol oggi. Punteggio sul 4-1. Con il numero 7, Jeremy Boga. Va via di fisico. Ci sono metri a disposizione. Occhio al cross in mezzo per Lasagna. Suma quindi l'azione d'attacco. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Portiere che sventa la conclusione senza problemi. Bravo, attento. Non si è lasciato sorprendere. Crossa nel mezzo. Dal tiro. Il portiere in presa sicura. Buono il tackle. L'arbitro lascia correre. Pereira. Stavolta il portiere gli ha tolto la gioia del gol. E stavolta è lui che vince il duello. Occhio al cross in mezzo. Non un granché qui il tentativo di testa, girata che è terminata lontana dai pali. E credo l'abbia colpita con la parte alta, non con la fronte. Si preparano al cambio. Tolian. Palla giocata sugli esterni. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Avanza, palla al piede. Pallone che è uscito, l'arbitro assegna la rimessa dal fondo.
Cambio in arrivo per il Sassuolo. L'allenatore sta per mandare in campo forze fresche. Con il numero 10, Filip Duricic. Dentro con il numero 23, Hamed Junior Traore. Tutto fermo, c'è fuori gioco. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Caputo. Palla interessante nello spazio. Si libera del marcatore. Non va per il sottile e la mette in calcio d'angolo. La mette in area. Bravo qui nell'interrompere tutto. Pallone spazzato via bene dalla difesa. C'è pressing sul portatore di palla. Intervento deciso. Caputo. Grande parata. Super portiere. Ci sarà un nuovo calcio d'angolo a disposizione. Ci sarà un cambio. Palla in area di rigore. Cerca il passaggio di testa. Conclusione murata. Perdono palla banalmente. Lasagna. Recupera palla intercettando bene il pallone. Caputo. Perdono palla. L'azione sembrava interessante. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Bogga. Caputo. Giocata di qualità per intercettare il pallone. Perdono palla. Caputo. Buona posizione. Palla consegnata agli avversari. Pereira. Guadagna metri. C'è l'errore, perdono palla. Manuel Locatelli. Obiang. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Iaialo. Deulofeu. Pereira. Arriva il fischio dell'arbitro dopo la segnalazione del guardaline, dunque si riparte col calcio di punizione. Sì, fuori gioco che c'era, è giusta l'interpretazione dell'arbitro. Gioco fermo, c'è fuori gioco, grande chiamata dell'assistente, non era facile in diretta, ha interrotto una buona occasione da gol. Ferrari. Consigli. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre.
Palla giocata sugli esterni. Non c'era nessuno in area. Brutto cross. L'arbitro gli fa segno che non tollererà altri interventi di questo tipo. Dovrà fare molta più attenzione adesso. Non è finita. Colpo di testa debole che non impensierisce il portiere. Beh, difficile segnargli da lì, dai. Pereira, arbitro che ferma il gioco e assegna la punizione per l'Udinese. C'è il cambio in arrivo con il numero 15 Kevin Lasagna, in campo con il numero 30 Ilya Nestorovski. Il miracolo del portiere sulla deviazione aerea. Passaggio irraggiungibile, palla che finisce oltre la linea dell'out. Buona qui la verticalizzazione. De Paul, duello tutto di forza, può colpire da lì. Riconquista il pallone con un buon intervento. Palla interessante per scavalcare la difesa. Caputo. Può andare in porta qui. Palla in rete. Azione del gol che merita di essere rivista. Contropiede micidiale, direi. Ha finalizzato alla perfezione un grande contropiede. Attaccante che si è involato verso la porta e non ha fallito. È una distanza profondissima quella che separa le due squadre. 600 secondi da giocare ancora. Iaialo. Lo difende dall'attacco dell'avversario. Prova ad andare lungo sulla corsa dell'attaccante. Punizione da posizione decisamente favorevole questa. Punizione calciata fuori di nulla. La palla non ha preso il giro sperato, terminando di poco sul fondo. Aveva indirizzato bene, ma non ha trovato la porta. La punizione era perfetta, è stato il portiere a spingerla fuori con gli occhi. Occhio al pallone filtrante. Salta il difensore. Da rivedere il tentativo dell'attaccante. Comoda la parata del portiere. Era una buona occasione, andava sfruttata. Può colpire da lì e il portiere ci arriva. Una parata dal coefficiente di difficoltà altissimo. Cross verso il centro dell'area. Non bene qui il difensore, attenzione. Deviazione fondamentale del difensore che salva la porta. Ah beh, questo è quasi un gol. Ha impedito una rete sicura, l'attaccante era già pronto a esultare. Guadagna metri verso l'area. Caputo. Attenzione, pericolo. Azione che sfuma, grande lavoro della difesa.
c'è la touche, la rimessa con le mani. Deulofeu, Pereira, Caputo, ancora una volta perfetto nel recupero del pallone. A metri per avanzare. Pallone recuperato. Caputo. Palla consegnata agli avversari. Occhio, cerca l'area di rigore. De Paul. De Paul. Portiere che risponde qui senza grossi problemi. E il pallone se ne va via. Si aprono spazi invitanti. Suggerimento interessante. Che chance clamorosa. Intervento decisivo che salva la porta. Iaialo. Deulofeu. Pereira. Guadagna metri. Bravissimo qui il difensore che recupera. Occhio al cross. Obiang. Pallone riconquistato agli avversari. La squadra avversaria riconquista il pallone. Magnanelli, attenzione. C'è campo per lui. Sicuro il portiere dell'uscita. Ha scelto il tempo alla perfezione. Controlla il possesso del pallone. Di testa concede il fallo laterale. Deulofeu. De Paul. Perdono qui il possesso di palla. Prova a servire profondo il compagno. Ha avuto forse troppa fretta ed è finito in fuorigioco. È tutto fermo. Poteva involarsi verso la porta, ma l'assistente ha ravvisato una posizione di fuorigioco millimetrica. Che occhio, Pier. Magnanelli. Caputo. Ennesimo passaggio andato a buon fine. Io ho perso il conto, Stefano. Stanno mettendo in mostra una grande organizzazione. Tanta roba, eh? L'allenatore ha fatto davvero un ottimo lavoro. Ottimo intervento. Occhio che guadagna metri. Deulofeu. De Paul. Intervento comodo qui per il portiere, non un granché il tiro. Poteva fare decisamente meglio da quella distanza. Fa sua la palla con un intervento duro ma regolare. Caputo. Bogga. Ha spazio davanti a sé. Non riescono a tenerla. Tocco profondo a scavalcare la difesa. Arriva il triplice fischio, si impone la squadra di casa. Oh, un successo strameritato, rotondo, mai in discussione. Hanno preso in mano il pallino dal primo minuto e non l'hanno più mollato.
può metterla da lì. 1-0, è arrivato il gol. È in buona posizione, gran palla. Ed ecco il gol. Azione perfetta, pressing da manuale. Palla recuperata e tanti saluti al portiere. Realizza il calcio di rigore. Pogba. Caputo. Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare, una per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Ha spazio per andare. Deve metterla da lì. E c'è il gol. Caputo. Può andare in porta qui. Palla in rete.